Mood Radio Libera, unicamente tua. Mood Radio, Mood Radio Libera, unicamente tua. Mood Radio, unicamente tua. Unicamente tua. Unicamente tua. Ascoltatori di Moon Radio Libera Deruta, bentornati a questo nuovo episodio, nonché primo episodio dell'anno di Storie, Miti e Leggende del Calcio. Ovviamente con me Tommaso Lume di Luna e oggi, come di consueto, abbiamo Beppe Martini e poi abbiamo Buonasera. Due ospiti speciali per la puntata, due special guest, ovvero Simone Minelli e Marco Schiavoni. Buonasera! Ciao a tutti! Allora, oggi ho chiamato queste due special guest perché? Perché oggi andiamo a parlare di Serse Cosmi, perché appena tornato ovviamente sulla panchina biancorossa, andiamo un attimo a vedere la sua storia da allenatore, da giocatore anche, e soprattutto i suoi trascorsi a Perugia. Però prima di parlare di Serse Cosmi volevo dire che ho chiamato qui anche Simone perché faceva una trasmissione anche lui, non in Moon Radio, però su una pagina privata personale dove faceva una sorta di telecronaca delle partite del Perugia. Sì, è proprio così, diciamo che è stato un anno veramente bellissimo quello quando abbiamo fatto le telecronache, volevamo un attimo dare più vita alla pagina che avevamo e ci era venuto in mente di fare queste telecronache, diciamo, amatoriali a casa. All'inizio abbiamo iniziato molto così per divertirci e lui, e quindi ci seguivano due o tre persone. Comunque già a metà campionato la gente ci seguiva, io avevo lo schermo del PC, vicino c'avevo Sky e praticamente guardavo la partita e commentavamo insieme. Avevamo gli ospiti, ci abbiamo avuto tante persone. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato con noi alle nostre video dirette. Sì, infatti saluto anche una pagina nostra amica che era l'Artiglio del Grifo con Federico Ceccarini, che volevamo partire con, diciamo, una specie di collaborazione. Di collaborazione, però dopo è andata male. Vabbè, comunque sia, siamo cresciuti, siamo partiti dalla parte radiofonica, poi abbiamo fatto la, diciamo, televisiva, che ci arrivavamo anche noi, e abbiamo concluso la nostra avventura delle telecronache dopo la chiamata al Stadium Café di Perugia, praticamente sotto lo Stadio Curi. Perché? Perché una radio ha avuto paura di due ragazzetti che facevano le telecronache a casa e quindi ci hanno tagliato le gambe. E allora, Simone, noi abbiamo magari la presunzione di poter riproporre, no, su un Moon Radio Libera una cosa magari fatta in maniera diversa, certo. Però ecco, che possa un pochino riprendere quel tuo discorso interrotto, no? Diciamo che questo che dici tu sarebbe un mio sogno. Io volevo già riportare sull'area del Grifo come prima esperienza Moon Radio. Dopo sono andato sulla musica adesso, però sì, proprio con voi volevo parlarne, quindi work in progress. Ci penseremo. Ovviamente adesso andiamo un pochino a parlare della biografia di Serse Cosmi, perché lui è nato a Ponte San Giovanni, una frazione di Perugia, e viene soprannominato l'uomo del fiume perché a 14 anni è rimasto orfano del padre Antonio, che chiamò Serse in onore di Serse Coppi, fratello di Fausto sposato con Rosa, che ha due figli, Giorgia nata nell'89 e Edoardo nel 92, quindi viene chiamato un pochino in onore del padre, così l'uomo del fiume. E dopo essersi diplomato a Perugia, intraprende la carriera da giocatore e nel 2000 viene proprio preso da Ternana nelle giovanili, sì. Dove cresce e purtroppo però teneva sempre i colori rosso verdi come la società dove militava, no? Sì, a Ponte Vecchio. Sì, dopo, cioè, sì, dove sì, è partito, sì, certo. Anche come carriera d'allenatore. Esattamente, perché all'inizio della carriera, proprio appena finita l'Academy con la Ternana, è venuto a giocare a Deruta, proprio sì. Qui dove siamo. È tutto partito da Deruta. Io posso dire, io c'ero. Adesso c'è, c'era proprio Beppe. Sì, no, ricordo, mi pare che sia l'86. E arrivarono, siccome il Deruta 76. aveva 76. Aveva una collaborazione il Deruta con la Ternana, degli accordi che la Ternana prelevava i miglior giovani da parte del Deruta e poi ritornava in prestito alcuni di quelli che aveva già preso, che dovevano farsi le ossa, e quindi
con possibilità anche di riprenderli oppure di mandarli in giro a giocare in altre destinazioni. E quindi Serse fu uno di questi, e quando arrivò De Ruta, il De Ruta lo prese come attaccante. Effettivamente era forte, faceva i gol, quindi poi purtroppo per lui ebbe un brutto infortunio e che insomma pregiudicò un po' anche la carriera, però poi proseguì la sua carriera. Tu leggi pure e vedrai che la carriera di Serse non finì a De Ruta e quindi proseguì ancora. Certo. E poi dopo la sua carriera da giocatore non finisce qui, perché dopo nel 78, dopo 2 anni a De Ruta, si è trasferito a Spello a giocare con la Julia Spello, fino all'81. Poi dopo si è trasferito a Lellera, Foligno, Cannare, poi ha finito alla Ponte Vecchio, dove si è ritirata all'età di 28 anni. Corrore di Ponte Vecchio, che lui ha sempre amato, anche perché essendo nato proprio in quelle zone. Sì, diciamo che anche la Ponte Vecchio è da dove è nato come allenatore, portando la promozione dalla prima categoria fino all'interregionale. Sì, no? una cavalcata entusiasmante con dei giovani di allora veramente, veramente importanti. Quindi ricordo che salì nel campionato massimo dei dilettanti con uno spareggio a San Sisto. E quindi lui insomma aveva fondato lui in pratica questa squadra, con tantissimi giovani che poi hanno fatto le fortune della Ponte Vecchio e di altre squadre quando si sono trasferiti. Sicuramente. Allora, la sua proprio prima esperienza da allenatore è stata nelle giovanili. Mi pare che fu con la Nestor, se ricordo bene. Ero presente anche in quell'occasione. E, comunque stavo dicendo che come prima panchina è andato nelle giovanili dell'Ellera, dove è stato per 3 anni, e dopo dal 90 ha cominciato la sua vera carriera da allenatore, come da squadra professionistica, partendo ovviamente da Ponte Vecchio, andando a trasferirsi dopo 5 anni all'Arezzo, dove è stato 5 anni, dopo gli anni dal 2000 al 2004, dove è stato ovviamente al Perugia, di cui parleremo più approfonditamente più tardi. Poi dopo è passato al Genoa nella stagione 2004, e nella stagione subito seguente se n'è andato, è andato all'Udinese, anche qui ha fatto una stagione. L'Udinese l'ha portato ha vinto i preliminari di Champions. Dopo il girone è stato un po' bastardo, che il Barcellona era già passato, era 0-0 fino al 90esimo, l'Udinese sarebbe andata agli ottavi, al 91esimo il Barcellona segna e l'Udinese fuori. Quindi l'Udinese viene eliminato dalla Champions. Dopo, quindi, nella stagione 2007-2008 va al Brescia, nella stagione 2009-2010 va al Livorno, nella stagione 2011 al Palermo, dove subisce un pochino il contraccolpo di tutte queste cambio di panchine molto repentino, e quindi viene esonerato prima della fine della stagione e finisce la stagione con il Lecce. Aveva fatto il miracolo, una squadra già ultimissima che l'ha salvata, e poi dopo è fallita al Lecce. Autentico miracolo l'ha fatto con il Lecce. Esattamente, è riuscita a salvare la squadra dalla retrocessione, poi la squadra è fallita e quindi è tornata in Serie D. Poi dopo si è trasferito nel 2012 al Siena fino al 2013 e al 2014, e dopo nel 2014 è andata al Pescara, nella stagione 15-16 al Trapani, 17 una delle migliori, quelle al Trapani. Trapani, sfiorando la Serie A, proprio perdendo la finale playoff contro Oddo, tra l'altro, e gli viene dato anche la cittadinanza onoraria della città di Trapani per questa sua impresa calcistica. Se ne va nella stagione 2017-2018, dove siede sulla panchina dell'Ascoli. Nel 2019, proprio l'anno scorso, siede sulla panchina del Venezia, dove però non termina la stagione. No, termina anche con i playout, mi sembra. Termina con i playout, ma non arriva. L'anno scorso lasciamo perdere il discorso dei playout, che sta veramente una pagliacciata della Serie B, col Palermo Palermo no, Palermo forse, veramente vero. E poi dopo, da proprio pochi giorni, siede sulla panchina biancorossa. È la panchina più bella del mondo. E non so se ci hai fatto caso, ma se tu guardi bene tutta la carriera, l'unico ritorno sulla stessa squadra è questo. È vero. Ha sempre cambiato squadra. E io vorrei segnalare che c'era più gente al ritorno di Serse Cosmi che magari l'ultima partita in casa con il Venezia. Beh, diciamo che ultimamente un po' l'entusiasmo a Perugia è calato, devo dire la verità. Io
la seguo comunque dal 2007 e ho vissuto anche l'anno più brutto della Serie D, come qualcuno si ricorda, e stavo sul balcone mio di casa con le bandiere e tutti quelli di Deruta mi prendevano in giro, ma io ero il cuore perugino. E però dopo la Serie B il primo anno è stato diciamo bello come per quanto riguarda l'entusiasmo, Marco, anche tu aiutami. Sì. Però ultimamente forse vuoi i campionati mediocri? Mediocri, sì. Perché ci siamo un po' abituati a questa Serie B così, anche se è comunque una buona categoria. Sì, sì, ovviamente. Poi quest'anno in maniera particolare, perché c'erano delle aspettative, perché anche la società non aveva nascosto l'interesse, l'intenzione magari di salire di categoria, no? Quindi andare in Serie A e magari qualche buon risultato, anche qualche buona prestazione, però tanti altri risultati negativi con tante brutte prestazioni soprattutto. Sì, il gioco che tentennava, poi avendo l'attaccante più forte della Serie B, perché io e Mello è l'attaccante più forte della Serie B. E allora che faceva il pubblico? Chiedeva Sergio Cosmi a gran voce. Sì, diciamo che sono 3-4 anni che Leandro si cambia la panchina tutti prima che arriva l'allenatore. Serze. Sì. C'è anche chi dice che non è d'accordo. C'è ma anche quello. Ma è impossibile avere il 100% di unanimità di consensi, insomma. Esattamente. Però il 90% adesso è contento. Sì. Secondo me. Più che altro perché serviva a dare un messaggio forte anche della società per un ritorno, per un allenatore che accontentasse la tifoseria per far tornare allo stadio. E Serze è l'uomo più giusto al momento. Sicuramente, anche perché la sua tenacia nel gioco e la sua grinta che esprime attraverso gli allenamenti, anche perché ho visto delle immagini degli allenamenti recenti e c'era davvero più gente agli allenamenti che allo stadio l'ultima partita. Sì, ieri l'allenamento è stato... ho visto tantissima gente. Sì, sì, era pieno il campo. Però vicino al Curi. Che lui ci ha tenuto a precisare è quello che, oltre l'aspetto atletico, fisico, eccetera, era quello di entrare nella testa dei giocatori, perché sta tutto lì nell'entrare nella testa dei giocatori per far assemblare quello che lui ha in mente di fare, far giocare, come far giocare la squadra, come farli giocare, insomma, per farli rendere al massimo. Esattamente. Adesso andiamo un attimo a descrivere, prima abbiamo detto le squadre, adesso andiamo a ricostruire un attimo proprio a livello di anni anche la carriera di allenatore. Inizia quindi nell'87, dopo le giovanili dell'era di Corciano, nel triennio fra l'87 e il 90, la sua prima esperienza sulla panchina di una squadra lo vede guidare i dilettanti della Ponte Vecchio, ovviamente di Ponte San Giovanni. E nel 1990, portando la prima squadra del paese in 5 campionati, dalla prima categoria all'interregionale con i ponteggiani, preme per 3 stagioni nei cadetti, chiudendo con uno storico terzo posto. In seguito Cosmi allena l'Arezzo, in 5 stagioni conduce la squadra dalla Serie D alla C1 e al suo primo anno vince il campionato dilettantistico, al terzo anno vince playoff di C2, al quinto anno porta la squadra a disputare i playoff di C1 per la Serie B, dove sarà eliminato alla prima fase dall'Ancona. Poi alla fine vincitore di spareggi, dopo aver pareggiato 1-1 all'andata ad Arezzo, perso a 2-1 al ritorno all'Ancona. Per i suoi risultati sulla panchina dei toscani, nel 98 vinse il seminatore d'argento e nel 2000 la panchina d'argento. Questo un attimo per vedere sulle panchine minori. Poi saltiamo qualche anno della sua carriera, andiamo proprio a parlare del Perugia adesso. Viene ingaggiato negli anni 2000 da Luciano Gaucci, Luciano Gaucci, presidente del Perugia, assolutamente. Che pochi giorni fa ha fatto 81 anni. 81 anni. Sì, quindi facciamo gli auguri, no? Che lui chiamò Serze Cosmi e gli disse: bene, facciamo il contratto, tu adesso prendi i soldi che prendevi ad Arezzo, ti faccio allenare in Serie A. Sì, e lui subito, perché giustamente il Perugia che è il suo cuore, aveva nel cuore in Serie A, e accetta diciamo quello che viene offerto, mi sembra 75 milioni di lire, mi sembra una cosa del genere. Una cifra assurda per un allenatore di Serie A. Sì. E durante la stagione 2000-2001 Cosmi viene invitato in televisione dal comico Crozza nella trasmissione Mai dire gol, insieme alla quale arriva a recitare in una scenetta impersonando il proprio ipotetico figlio. Questa è una scenetta simpatica che non tutti forse si ricordano. In 4 campionati sulla panchina dei Grifoni la squadra conquista nel 2003 la Coppa Intertoto,
che Beppe Martini si ricorderà molto bene, ma anche Simone. Ma sì, ma poi tutti ci se vogliamo un attimo raccontare, abbastanza diciamo che la parte più alta, a parte il secondo posto in campionato del 78, dico, come parte europea è l'unico trofeo vinto dal Perugia. Certo. E se non mi ricordo male, delle italiane solo la Juventus e il Perugia hanno vinto l'Intertoto. Esatto. Mi sembra la Juve, il Perugia comunque ha vinto anche una Coppa Piano Carlo Rappan, che era la stessa cosa dell'Intertoto degli anni prima. Adesso è stata eliminata l'Intertoto, ci sono direttamente i preliminari. Ricordiamo che nel senso, chi si ricorda, per andare all'Intertoto dovevi arrivare ottavo in campionato. Sì. E ricordiamo anche che arrivare ottavo in quegli anni c'erano le sette sorelle. E credo che anche quella che vinceva la Serie B insieme con l'ottava di campionato di Serie A poteva accedere all'Intertoto. Però dicevo, arrivare ottavi in un campionato come quando era negli anni 2000, i primi anni del 2000, c'erano le sette sorelle, le squadre molto forti, arrivare ottavi era come essere i primi. È come adesso in Inghilterra, che la finale di Champions fu Juventus-Milan, e quest'anno è stata Liverpool e Tottenham. Si dominava in campo europeo, il Parma che vinceva l'Europa League. Insomma, sì, l'Europa League era diventata quasi la Coppa italiana. E che c'erano molti italiani, chiamata Coppa UEFA, Coppa UEFA. Si chiamava perché c'erano le tre coppe, Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe e la Coppa dei Campioni. Sì. Diciamo la finale con il Wolfsburg, diciamo che adesso io nel 2003 non seguivo perfettamente il Perugia, però dopo ho studiato, diciamo. E credo che dovrebbe essere stata una grande emozione per il tifoso perugino andare a Wolfsburg e spugnare la Volkswagen Arena, cioè quei gol di Tedesco e Berrettoni. È vero. Esattamente. E ovviamente chi vinceva l'Intertoto si qualificava alla Coppa UEFA, che è l'attuale Europa League, no? Sì. E nel 2004 il periodo di Serse Cosmi al Perugia termina con la retrocessione in Serie B dopo lo spareggio salvezza promozione contro la Fiorentina. Ecco, questa è una partita. Allora, io se vuoi parlare Beppe, lasciamo. No, per inciso, perché sembrava una cosa a noi perugini un po' macchinata, nel senso che già prestabilita, perché la Fiorentina doveva salire, quindi o Perugia un'altra non c'era storia, quindi ci furono tanti dubbi sia su quella partita sia su tutto il campionato, ma in generale su tutto il campionato. Anche perché l'anno prima la Fiorentina era in C2 e viene passata direttamente in B per meriti sportivi, cosa mai vista e nessun'altra squadra, perché De La Valle aveva acquistato l'ultimo presidente, perché uscente, no, l'attuale abbiamo Rocco Commisso, che l'ha acquistato proprio in estate da De La Valle, e c'è stata questa anomalia nel sistema delle promozioni della Serie C, della Serie B e Serie A, perché alla fine dopo in Serie A la Fiorentina è tornata in due anni dalla C2 fatta alla Serie A, è stata l'unica squadra. Sì, e diciamo che Serse Cosmi ha sofferto tanto di questo, perché ho visto qualche intervista dell'epoca, lui diceva da Gaucci negli anni precedenti, quando comunque era andata bene, si era salvato, aveva vinto l'Intertoto, e diceva basta, ok, io abbandono, cioè non perché aveva contro il Perugia, però aveva quella paura dentro. Certo. Che la sua avventura, carriera a Perugia, finisse con una retrocessione. Purtroppo è accaduto, perché secondo me, lo dico, contro la Lega non fai niente, e forse Gaucci si è anche rovinato. Si era esposto anche un po' troppo. Con il litigio con Matarrese. Matarrese era un personaggio importante nel mondo del calcio a livello, diciamo, gestionale, no? E quindi quelle cose probabilmente alla fine le ha anche pagate. Però ricordiamo anche, perché dopo quell'anno si fece di tutta un'erba un fascio e si diede la colpa anche Forza Cosmi. Però, a parte il campionato falsato, perché comunque sia il Perugia, se c'era la VAR, quell'anno sarebbe arrivato decimo, perché è stato veramente sfavoreggiato su tutte le partite. Diciamo che quando c'era questo spareggio interdivisionale, che si è visto solo quell'anno, guarda caso. Perché ricordiamo che quell'anno la Serie A è passata da 18 squadre a 20, e quindi dovevano salire due squadre da Serie B in più, perché ne retrocedevano 4, ne salivano 4, ma dato che c'era il gap, perché le squadre l'anno dopo dovevano essere 20, ne salivano altre 2, quindi
il Perugia ha fatto lo spareggio con la Fiorentina, che è arrivata proprio sesta, per decidere chi saliva e chi restava in retrocedeva in Serie B, sì, chi andava in A e chi andava in B, insomma. Diciamo che giustamente il Perugia aveva i favori delle partite, perché era in Serie A e certo, la Fiorentina in Serie B, quindi avrebbe dovuto giocare la prima fuori e la seconda dentro. Che successe? C'era un concerto di Renato Zero a Firenze. La Fiorentina chiese di invertire il campo. Viene accettata questa cosa, che anche questa secondo me non ne sta né in cielo né in terra. Certo. Perché comunque sia, il ritorno in casa favorisce molto la squadra. Esatto. Però anche a Perugia nessuno disse niente. Guarda caso, giocatori tutti quasi svincolati, già pronti per andare alla Fiorentina. Per andare alla Fiorentina. E quindi, diciamo, su un'intervista che ha fatto dopo Cosmi, ha fatto intendere che Della Valle ha chiamato molte volte Gaucci. Gaucci non ha mai titubato su questo. Però forse si dice che Della Valle, anche quei giocatori... il Perugia non ha giocato la Perugia quelle due partite, veniva da tre vittorie consecutive, sì, sì. Una contro la Juventus, esatto, che segnò la Vanelli su punizione, esatto. Mi sa l'ultima con l'Ancona, non mi ricordo, poi 30 giorni di stop perché non si capiva come era sta partita, perché si doveva fare. E alla fine diciamo che perdi in casa 1-0 col gol di Fantini a Perugia, esatto. E poi a Firenze segna ancora Fantini e poi 1-1 mi sembra finì la partita, ma non bastò. Certo. E quindi diciamo che gli unici che forse potevano meritare l'applauso erano Gaucci, Cosmi e Ravanelli. Esatto. Tutto il resto della squadra per me non lo so. Ha lasciato tanti punti. Non lo so, c'è tanti punti interrogativi sugli altri. Sì, sì. Non lo so. Che ancora sono sospesi questi punti interrogativi. Rimarranno sospesi per tanto tempo, e concludo, scusa. Serze Cosmi sicuramente non immaginava mai di avere una seconda chance a Perugia, perché sono passati 16 anni. Certo. Sì. Da perugino sono contento che c'è lui, anche perché so la sua motivazione che ha dentro. Io so, essendo perugino, quello che vuol dire andarsene via magari da Perugia con una retrocessione. Lui sicuramente farà di tutto per fare il contrario e per riportare Perugia in Serie A. Sarebbe veramente la coronazione di un sogno, sia per noi perugini che l'aspettiamo da tanto tempo, ma l'unica persona per me che può fare questa cosa è lui, perché se lo merita e deve riprendersi quello che ha lasciato. Diciamo che ancora le possibilità sono intatte, è in piena zona playoff, ma consideriamo che c'è anche un posto libero, ammesso che il Benevento ormai abbia già vinto il campionato, quindi c'è ancora un altro posto libero, più l'altro che viene fuori la vincitrice del playoff. Esattamente, anche perché il Benevento sta stradominando, tra l'altro, il campionato di Serie B. Però andando avanti, proprio la stagione dopo il Perugia, Serze Cosmi arriva sulla panchina del Genoa, dove viene ingaggiato proprio pochi giorni dopo l'addio al Perugia, e il suo esordio avviene contro il Modena, che finisce 1-1, Modena-Genoa. Ottiene la promozione diretta in Serie A grazie al primo posto nel campionato di Serie B. La promozione verrà revocata però alla squadra e retrocessa in C1 in seguito a problemi giudiziari nei quali rimane coinvolta la società di Enrico Preziosi. E quindi diciamo che questa sua promozione, scusate, del Genoa è stata vana, perché dopo proprio non resta neanche in Serie B, viene mandato in C1. Diciamo che la stagione 2005-2006, mi ricordo che in Serie C su un girone c'era il Napoli, sì, e su un girone c'era il Genoa. È vero, sì. È vero. Che dopo l'anno dopo vinsero insieme alla Juventus la Serie B. Quello era quell'anno che quello 0-0 passavano tutte e due. Quello in Serie B, quell'anno dopo, con la Juventus, che bastava lo 0-0, sì. E dopo c'è stata forse il picco più alto della carriera di Cosmi, ovvero l'avventura in Champions League con l'Udinese. Nell'estate 2005 lascia il Genoa dopo tutti gli scandali che ci sono stati proprio dietro la squadra rosso-blu, e firma un contratto con l'Udinese che porta alla prima partecipazione alla Champions League nella stagione 2005-2006. Che Udinese quell'anno, ragazzi, la quinta c'era, è vero. Forte veramente. Serzi ha avuto sempre a che fare con dei presidenti vulcanici, no? Perché partendo da Gaucci, poi a Genoa Preziosi. C'era Preziosi, a Udine c'era Pozzo, erano un po' tutti mangi allenatori questi, no? Dopo Zamparini al Palermo, che proprio lui neanche a dire. Sono tutti dei presidenti mangio allenatori che hanno poca fiducia, ricongono poca fiducia. Invece in quell'anno ha vinto
vincendo il terzo turno preliminare contro lo Sporting Lisbona. Nel turno successivo i bianconeri vengono eliminati dagli spagnoli del Barcellona e dai tedeschi del Werder Brema, che passano questo mini girone, e nel 10 febbraio del 2006 viene esonerato in seguito alla sconfitta interna contro la Reggiana. E quindi il suo piccolo spazio all'Udinese non è stato molto ampio, perché a metà stagione più o meno è stato esonerato, perché il 10 febbraio comunque abbiamo il giro di boa classico fra il girone di andata e il girone di ritorno, quindi qua si conclude la carriera da allenatore di terze cose. Eh sì, perché anche a Udine, dove c'erano delle aspettative, e naturalmente le aspettative vivono anche sui risultati, no? L'allenatore, se non fa risultato, poi è soggetto a essere esonerato, ma come ho detto prima, con quei presidenti che aveva, che un po' degli allenatori erano un po' mangia allenatori, quindi è stato sicuramente fin troppo facile nel nostro percorso esonerare Cosmi. Esattamente. Dopo ha passato, come hai detto prima, varie squadre, comunque fra Serie B e Serie A. Troviamo quindi il Brescia, il Livorno e il Palermo, che in quegli anni erano delle squadre comunque che in Serie B avevano una buona classifica. E poi dopo troviamo il Lecce, che fece il miracolo con il Lecce, il famoso miracolo con il Lecce nella stagione 2011-2012, dove il Lecce sembrava spacciato a tornare in Serie C, e Serse Cosmi arriva a stagione già avviata ovviamente e riesce a salvare il Lecce. Poi dopo va al Siena, al Pescara, al Trapani, all'Ascoli e proprio la stagione scorsa al Venezia, dove non conclude, cioè non arriva stagione in corso, e poi dopo arriva proprio sulla panchina biancorossa, che tra l'altro, come hai fatto notare tu prima, è l'unico ritorno, sì, da allenatore.